si sono svolte sabato 22 aprile nella splendida cornice della Pinacoteca San Domenico a Fano le premiazioni dei prestigiosi concorsi organizzati da Olea, l'Oro d'Italia e l'Oro del Mediterraneo, giunti rispettivamente alla 14ª e 12ª edizione, il tutto nell'ambito della manifestazione Gran Gala dell'Olio Expolia 2023. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, oltre all'assessore alla cultura del comune di Torre Maggiore, Lucia Di Cesare, la direzione di Olea ha consegnato i riconoscimenti ai produttori e frantoiani venuti a Fano non solo da tutta Italia, ma anche da oltre confine. Il pubblico potrà avere in queste due giornate, oggi e domani, 22, sabato 22 e domenica 23, la presenza di questi produttori con i quali poter interagire, con i quali poter consigliarsi sul consumo dei loro prodotti, e verranno presentati al meglio proprio da loro, con la collaborazione nostra e dei nostri assaggiatori. E la Regione Marche poi non si è smentita, i produttori e i frantoiani locali hanno mantenuto la tradizione delle migliori produzioni, portando anche quest'anno sul territorio premi importanti. A livello locale sono spiccati sugli altri la fattoria agricola Piccolo Mondo di Monbaroccio e l'azienda agricola Guerrieri di Terre Roveresche. Le altre regioni che si sono contraddistinte nella qualità del prodotto presentato sono Puglia, Sardegna e Umbria, mentre i premi internazionali quest'anno sono volati principalmente in Italia, Croazia, Spagna e Turchia. Infine, il vincitore assoluto, cioè il migliore degli oli extravergini internazionali tra le oltre 400 etichette valutate da Olea, è andato a Modugno della città metropolitana di Bari e in particolare all'azienda agricola Donato Conserva con l'olio Mimì Coratina. I premi sono suddivisi evidentemente tra produttori e frantoiani, questo perché ai frantoiani è richiesta una quantità maggiore di prodotto. Poi i premi sono suddivisi secondo normativa in base al fruttato, quindi fruttato leggero, medio, intenso, monovarietali e blend. Questo ci permette di premiare più persone meritevoli, perché in teoria tutti quelli che hanno un olio d'eccellenza, vale a dire le nostre 5 gocce, che significa aver ricevuto dal panel d'assaggio, e il nostro è qualificatissimo, un punteggio superiore ai 90 centesimi, tutti quegli oli andrebbero premiati, ma purtroppo a vincere è sempre uno. E la cosa che invece a noi preme dire è che la qualità media e assoluta è proprio ormai altissima. Direi in questi giorni Fano capitale dell'olio, capitale dell'Adriatico e del Mediterraneo, un momento di prestigio, un momento anche di grande promozione, tanti produttori che vengono da tutta Italia, anche da altre città, di altri paesi europei della costa, quindi un momento di soddisfazione per valorizzare questo prodotto straordinario di grande potenzialità ma anche di grande qualità enogastronomiche, ma anche per la salute, non dimentichiamolo, quindi grande momento di partecipazione e di valorizzazione.